la fiamma anche per, la, per l'adulto, soprattutto oggi la fiamma per l'adulto, per l'adulto, perché lì noi ci ricolleghiamo con quegli archetipi presenti alla nascita del bambino. E allora rileggere la fiamma, riraccontarsi la fiamma, la parola che si dà al pensiero e alla riflessione, e questo è un buon modo per tenere insieme, come dire, questa nostra vita che ci separa sempre in due, bambino e adulto, inizio e fine, bene e male, bellezza e bruttezza. Dove quell'io di cui abbiamo parlato deve agire? Al centro, tiene unito, tiene insieme, tiene insieme. Non è più preziosa la prima età rispetto all'ultima o a quella centrale. Prezioso è ciò che tiene unito tutto quello che è la ricchezza, la bellezza della vita dell'uomo. La fiamma per l'adulto, e questo è risanante oggi perché riconcilia ciò che siamo diventati con ciò che realmente siamo.